Ciao cari amici di androidblog.it, un saluto da Andrea Iassi il Bulgaro. Eccoci qui con il software tour di questo HTC Sensation XL. Terminale con al momento Gingerbread 2.3.5 con Sense 3.5 che a breve dovrebbe ricevere l'aggiornamento ad iScreen Sandy 4.0.3 con HTC Sense 3.6. Ma andiamo a vedere quello che per il momento è il software che viene montato di default sul telefono una volta che viene acquistato. Andiamo a sbloccare il display, vediamo subito la classica lock screen con l'anello che HTC ha introdotto con la Sense a partire dalla Sense 3.0 del primo HTC Sensation. Anello verso il centro per sbloccare il terminale, oppure possibilità di impostare a scelta quattro applicazioni da mettere in questi collegamenti rapidi che, se trascinati nell'anello, permettono un accesso diretto all'applicazione. Non troviamo grandi differenze rispetto a quella che è la Sense 3.0 che è stata lanciata col primo Sensation e che si vede già, che si è vista con l'aggiornamento, per esempio, di terminali come Desire S. Le piccole modifiche che si possono notare sono per quanto riguarda un po' il look della dock qua in basso, leggermente modificata nello style, la possibilità di aggiungere le schermate e di rimuoverle, oltre che ovviamente di andare a riordinarle, e anche nella barra delle notifiche dove sono stati un po' modificati i collegamenti rapidi alle impostazioni. Qua sotto troviamo sempre i collegamenti rapidi per attivare e disattivare la rete mobile, l'hotspot wifi, bluetooth, la modalità aereo e l'accesso diretto al task manager nativo in questo terminale. Qua invece viene visualizzata la rete wireless a cui siamo collegati e accessi con le freccette qua, accesso rapido alle impostazioni wifi e alle impostazioni in generale. Per il resto, barra delle notifiche che propone sempre le ultime applicazioni utilizzate, home con scorrimento tridimensionale, con questo carosello quando si fa scorrere un po' con un movimento un po' più deciso, e sempre con questa animazione in stile cubo tra una schermata e l'altra. Per il resto, quindi, come dicevo già, come ho già detto, non grandi modifiche rispetto alla prima Sense 3.0. Sempre menu delle applicazioni a scorrimento verticale per pagine, con tutte le applicazioni, applicazioni frequenti e applicazioni scaricate. E qua invece sulla destra la possibilità di accedere alla personalizzazione della home. Qua ho personalizzazione per quanto riguarda i suoni, per quanto riguarda profili, gli skin, gli stili del lock screen, cioè cosa deve essere visualizzato, per esempio un album di immagini, gli aggiornamenti di stato dei social network, l'orologio, eccetera, e anche i collegamenti rapidi alle applicazioni. Ovviamente tanti tanti widget. HTC, come ci ha sempre abituato dalla prima versione della Sense, propone tantissimi widget proprietari. Qua su questo terminale preinstallati sono ben 88 widget HTC, ai quali vanno ad aggiungersi i soliti widget stock di Android e tutti i widget che poi verranno scaricati dal Play Store. Se fa un po' strano chiamare Play Store il market, però comunque dalle applicazioni che vengono scaricate. Direi di partire subito andando a vedere la navigazione web. Navigazione web che è da sempre qualcosa di veramente ottimo sui terminali HTC e l'ho trovata veramente, veramente ben ottimizzata nel software di questo HTC Sensation XL. Adesso siamo sotto la rete wifi di casa mia. E volevo mostrarvi che nonostante la pagina sia ancora in caricamento, sia lo scrolling che lo zoom, come anche l'adattamento alla colonna, sono veramente pronti, reattivi e fluidi. È difficile nella navigazione riscontrare qualche impuntamento. Ricordo che il processore al suo interno è un processore single core e che quindi diciamo che
si può ritrovare una motivazione di questi ottimi risultati grazie a un ottimo lavoro di sviluppo software da parte dell'azienda. Adesso la pagina finita di caricarsi, come vedete, pinch to zoom e adattamento del testo alla colonna veramente immediato, senza nessunissimo lag. Ovviamente possibilità di passare da una pagina all'altra facendo uno zoom out col pinch to zoom quando si è nella modalità di visualizzazione dell'intera senza a zoom disattivato, diciamo, quindi possibilità di aprire altre pagine e di passare alle altre facendo zoom out con le due dita e quindi passando alle altre pagine. Molto buona la parte multimediale, ovviamente come viene anche ricordato dal logo qua dietro, questo terminale propone il supporto Beats Audio, ovviamente Beats Audio solamente con le cuffie inserite. In video review è inutile riproporre questo frangente, però potete andare basarvi sulla fiducia, per quello che vi dico io, che utilizzando le cuffie Beats le ho provate, l'ottimizzazione audio sia software che hardware propone un suono in cuffia veramente fenomenale, a cui diciamo che per un utilizzo da smartphone a cui non siamo abituati. In ogni caso, volevo proporvi per sentire l'audio l'altoparlante di sistema, volevo proporvi una canzone, mettiamo al massimo volume. Il suono con l'altoparlante di sistema è molto chiaro, abbastanza direi, abbastanza potente. Per i miei gusti, avrei spinto per avere un volume nell'altoparlante di sistema un po' più alto. Proviamo anche la visualizzazione di un video in HD 720p. Vi ricordo il display è un 4.7 pollici con risoluzione 800x480. Come vedete, la navigazione all'interno del video, nonostante sia un video in HD, è veramente veloce. Quindi, multimedialità veramente ottima, in cui fa da padrone il frangente audio, che però ovviamente deve essere sfruttato con le cuffie con jack da 3,5. Di conseguenza non posso mostrarvelo qui. In ogni caso, supporto multimediale che viene aiutato anche dai 16 GB di memoria interna, che quindi permettono un'allocazione di contenuti HTC sostanziale. Sense ovviamente non è solo il launcher, i widget, eccetera, ma anche tante applicazioni proprietarie che vanno a sostituire quelle stock. Abbiamo già visto l'applicazione del player musicale che è differente rispetto a quella di Gingerbread Stock, anche la galleria si propone diversamente, a scorrimento verticale per cartelle con delle piacevoli animazioni di transizione tra l'entrata della cartella oppure quando si apre un'immagine. Pinch to zoom molto reattivo e preciso, nessun lag nello scorrimento dell'immagine all'interno della cartella e se si scorre velocemente si ha anche la possibilità di fare un passaggio molto rapido tra tutte le immagini dell'album. Altra applicazione che HTC propone diversa rispetto a quella stock è la fotocamera che è totalmente rivista nel look rispetto a
Gingerbread, però non cambia tanto rispetto a quello che era già su il primo Sensation, quindi HTC Sense 3.0. Collegamento alla galleria. Possibilità di introdurre effetti prima dello scatto, scelta della modalità video foto frontale o fotocamera principale, profili, tra cui possiamo trovare anche fotografia panorama, quindi per poter prendere un'immagine unica con un campo visivo molto più ampio, flash e impostazioni più tecniche per quanto riguarda sia la fotocamera che la videocamera. Ovviamente, come sempre ci ha abituato HTC, tap to focus e zoom con la barra qua inferiore. HTC introduce nel suo software anche tante applicazioni in aggiunta a quelle che verrebbero proposte da un software Android Google Experience. Tra queste possiamo vedere attività, azioni, anche il calendario è rivisto nel look da HTC con visualizzazione per mesi, quella del giorno, l'agenda in cui vengono messi in elenco tutti gli eventi che da oggi in poi devono accadere e gli inviti agli eventi. Oltre a questo possiamo trovare anche Facebook Chat, che era stato introdotto per la prima volta sul ChaCha e che poi è diventato parte integrante di tutti i software HTC, che permette una gestione della chat di Facebook. Troviamo gestione attività, FriendStream come applicativo che va ad integrare i feed sia di stato di Facebook che il vecchio HTC Pip per quanto riguarda Twitter, ovviamente la gestione dell'hotspot Wi-Fi, HTC Likes e HTC Hub in cui HTC propone le applicazioni consigliate e invece in HTC Hub dove è possibile scaricare nuove skin, nuovi sfondi e altri contenuti di personalizzazione dell'HTC Sense, location come supporto alternativo a Google Maps, media connessi per il supporto DLNA per la condivisione di contenuti multimediali con i prodotti come televisore che supportano questa condivisione, software di posta e molto bello è per esempio HTC Watch per la visualizzazione acquistandoli o noleggiandoli di contenuti video tra cui film e diciamo che non ha un catalogo ricchissimo in termini di numeri, ma però ci sono alcune ultime uscite. Qua potete vedere Amici di Letto, che diciamo che è un film abbastanza recente. Dove si possono acquistare o noleggiare, come ho già detto, andare a vedere gli acquisti e poi scaricarli e visualizzarli sul proprio terminale. Come detto, il processore al suo interno è uno Snapdragon S2 da 1,5 GHz single core con processore grafico Adreno 205. Ovviamente no, non ha le stesse prestazioni di gaming che possono essere quelle di un Tegra 2 o di un Tegra 3, però come potete vedere adesso, aspettate che abbasso un po' il volume, anche su giochi come Shadowgun che è abbastanza pesante, il gaming ha un risultato veramente buono e quindi permette di utilizzare anche questo terminale anche come supporto di gioco. Soprattutto visto l'ampio display, è anche un piacere utilizzarlo come console mobile. Come potete vedere, il gioco gira molto bene, è molto fluido.
e quindi permette anche una un utilizzo di giochi abbastanza importanti, nonostante sia anche solamente un single core. Che dire, questo HTC Sensation XL è veramente un ottimo terminale. Per quanto riguarda il software, mi è piaciuto molto perché, a differenza di quello che era il software nativo di HTC Sensation, che ogni tanto poteva avere qualche incertezza, quello che è qua di stock su questo XL è veramente fantastico. Non ho mai riscontrato, scusate, non ho mai riscontrato un impuntamento, non mi, non, anche a sovraccaricare la RAM, quindi senza andare mai a chiudere applicazioni, e quindi basandomi unicamente sull'autokiller interno di Android, non mi è mai successo che mi crashasse la Sense, nel senso che questa venisse chiusa per liberare la RAM. Qua intanto potete vedere l'applicazione del meteo con le solite e bellissime animazioni che vengono proposte da HTC. Come dicevo, è sempre pronto, fluido e veramente piacevole, sì, piacevole nell'utilizzo. Nonostante sia un single core, è veramente sempre pronto e reattivo in qualsiasi task che viene fatto durante la giornata, e quindi rende l'utilizzo veramente piacevole. L'unica cosa è, come penso di aver detto anche in qualche altro frangente, è la risoluzione. Il display è veramente importante, 4,7 pollici si vedono, soprattutto nell'utilizzo, nella digitazione del testo si ha uno spazio per le lettere che è fantastico, non si sbaglia mai neanche anche disabilitando il suggerimento e il correttore automatico. Però con una risoluzione di 800x480, le scritte in certi frangenti sembrano quasi zoomate. Quindi, se si proviene, per esempio, io sto utilizzando un Sensation che ha uno schermo piccolo e una risoluzione maggiore, quindi una densità di pixel molto più elevata, a volte leggendo alcune scritte, come per esempio qua nelle impostazioni, eccetera, mi sembra quasi esageratamente grandi le scritte. Questo è dovuto proprio al fatto che lo schermo è grande e la risoluzione è la stessa che viene riproposta anche su un Desire S, che è un 3,7 pollici. In ogni caso, il display è veramente bello, è migliorato. Come potete vedere, i neri sono decisamente migliorati rispetto a quelli di un precedente Super LCD, e quindi diciamo che, a parte per il fatto della dimensione delle icone, delle scritte, eccetera, non si hanno dei problemi col display in relazione alla risoluzione di, per esempio, magari che ci sono le scritte sgranate o okay. Che. Anzi, il display è anche quasi migliorato. Detto ciò, sono rimasto molto soddisfatto dall'utilizzo di questo prodotto, soprattutto per quanto riguarda il reparto audio, che è qualcosa di fenomenale, e quindi direi che posso fermarmi qui e lasciarvi per le prossime conclusioni finali con cui andrò a riassumere un po' quello che è stato l'esperienza di utilizzo di questo HTC Sensation XL. Ciao a tutti!